Ciao, sono Mario, ho 42 anni, soffro d'amnesia, non ricordo il passato. Eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'animaggio, eccoci di nuovo su Batman Arkham Knight. L'episodio, il gameplay numero, dovremmo essere arrivati al 14 se non vado errato. Gameplay che ho lasciato da parte perché nel frattempo è uscito Until Dawn e Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, come sapete tutti, quindi non ho avuto molto tempo per registrare. E adesso ritorniamo quindi su Batman e continuiamo la storia che ho intenzione di fare in maniera completa su YouTube. Ovviamente fino a questo punto trovate tutti i gameplay, quindi andateveli a cercare qua sul canale. Poi farò una playlist con tutti i gameplay. Comunque sul primo canale d'animaggio trovate tutti i gameplay del gioco. Eravamo arrivati ai dirigibili, siamo qua con Joker, veramente proprio stupendo questo gioco, ragazzi, come diceva il mago Gabriel. Ho analizzato le planimetrie e sembra sia difeso da mitragliatori automatici. C'è un terminale di sorveglianza nel laboratorio di ricerca a poppa dell'aeronave in cui si trova ora. Da lì dovrebbe poter fermare i mitragliatori. Distruggi i mitragliatori sul secondo dirigibile. Bene. E allora andiamo verso il prossimo obiettivo, 120 metri. Dobbiamo attaccarci da qualche parte. Dove cazzo devo andare? Non iniziamo, Dio fa. Sarà di qui? Cosa senso? Come diceva il mago Gabriel. Cosa su... No, il mago Gabriel, scusate, Maurizio Mosca. Cosa su senso? Allora, 170 metri. Ok. Quindi qua dovremmo esserci. Qua dovremmo utilizzare poi il coso qua. Dove diavolo devo andare? Scusate ragazzi, adesso è un po' che non gioco. Infatti il gioco lo sto facendo tutto per la prima volta su YouTube. Ok, è lì che dovrebbe... Date da fe! Non succede nulla? Ricerca connessione dati. Non succede nulla nella maniera più assoluta. Proviamo a passare di qua, vediamo se magari devo ritornare giù. Non ne ho la più pallida idea di dove diavolo debba andare, ragazzi, eh? Sono già abbastanza stufo, va bene? Mi avete stufato? Ah, USA. È qua che dovevo andare. Dai, questi punti di accesso sono programmati per riconoscere solo Stag. E quindi? Quindi cosa diavolo devo fare? Non ho idea di cosa debba fare, ragazzi. Qua da qualcosa? Assolutamente nulla. Entra nella grata, mi sa che bisogna andare sotto. Joker qua non dice niente. Fette fur di affa, Joker. Ci sei quasi. Dovevo schiacciare lì. Che stai perdendo il controllo. Ancora un po' di quel gas allucinogeno e sarà tutto finito per te. Dio cazzate, dai. Forse adesso mi ha aperto la porta quella su. Forse veramente è proprio stupendo. È un gioco stupendamente bello. C'è dei colori che sono stupendamente sublimi. Qua citiamo il mago Gabriel la manetta. Il cavaliere di Arkham Scivio. Ma... non, ragazzi, non riesco a capire nella maniera... Sì, però posso perdere già 10 minuti qua, Dio fa. Dove che devo andare? Fate fur, si capisce un cazzo sto gioco. Sono tutte porte chiuse a chiave. E allora andiamo a utilizzare la grata a sto punto da sopra di qua. Anche perché non ho proprio idea di dove diavolo debba andare. Che succede? Ah, ecco, forse devo andare qua. Assolutamente no. Dove cazzo era la grata, Dio fa? Ma guarda che roba.
Sono stufo, eh? Adesso basta, va bene. Mi avete stufato. 120 metri di qua però non mi fa andare nella maniera più assoluta. E allora proviamo a tornare indietro. Cazzo ne so io. Di qua. Impronte non riconosciute. Accesso negato. Ma infatti non mi fa tornare indietro, anche perché il bersaglio è di qui. Però non riesco a capire. Ah, d'accordo. Così su senso. Oh, ma che mi sta a pia per culo. Ma basta. Ma io non sopporto più questi giochi. Ma dopo essere un po' più chiaro. Ma dove devo andare? Ma io non ne posso più. Alambè, dammi una mano te, come diceva Mara Venier, Lamberto Sposini. Ma guarda dov'è che dovevamo fare qualcosa qua. Livello di sicurezza. Che devo scherzare? Era qui, porca puttana. 3 ore perse. Allora, vediamo qua, ragazzi, se riusciamo. Scusate, intanto a Mara Venier, veramente pessima. Bistecone! Oh! Aci. Acidi. Acidi. Acidità di stomaco sarà la password. Porca troia. AC. AC. D. Acidinu. Acidinu. Ma che cazzo è la parola qui? No, Cristo. Acidinu è giusto. Credo. Ok. Duma Mateina, insomma. Che cazzo è? Ma fate fur, cretino di offa. Ma va, morì ammazzato. Ho sbagliato qua però, ragazzi, scusate. Sono un po'. Devo un attimino. Ma cosa stai facendo? Dio santo. Madonna, se sto giocando male. Guarda, dove vuole lui? Guarda. Daniele, gioca bene. Che diavolo sta succedendo? Ma vaffanculo, Dio fa. Ah, non posso proprio andare di lì. Come faccio? Ma che me sdabbia per culo? Ah, ma era qui che dovevo. Forse. Assolutamente no. Scusa, adesso che mi ha aperto la porta di là e devo andare. Ma è caduto. Ma cosa è successo? E basta. Ma che me sdabbia per culo? Che ansia terribile. Ah, inclina dirigibile. Così. In su forse. Non ho idea di che cazzo debba fare, ragazzi. Ma intanto mi colpisce sempre. Ah! Cioè, ancora in giù forse. Non capisco. Ragazzi, non riesco a capire cosa diavolo devo fare. Cioè, in teoria. Fare un gioco normale no, eh. Non riesco a capire proprio. Scusate, proviamo a usare la modalità detective che magari. Era qua forse che dovevo schiacciare qualcosa. Possono essere bestemmiate l'infiltratore remoto per consentire controllo a distanza. Inclina dirigibile, ho capito, ma non ha un'utilità, voglio dire.
Non riesco a capire, ragazzi. Ah, forse è così? Assolutamente no. Ma che dovremmo fare? Scusa, se io lo inclino in giù. Cristo. Più in giù che posso. Ma lo stesso quando rilascio non riuscirò mai ad andare di là. Porca puttana, troia. Ma forse devo risalire da qua. Dove cazzo devo andare? Puttana merda. Sì, però è possibile, eh? Che non ci sia nulla di chiaro. Un minimo di qualcosa per capire. Tanto non va lì. Ma perché lì non va che dovrebbe andare? Non riesco a capire, ragazzi. Ma in teoria se io ho aperto di qua, cioè da quella parte dovrei continuare, credo. Entra nella grata. Pensavi di avermi fermato alla East Chemicals, ma... Addio fa... Hai solo rimandato l'inevitabile. Ah, ma mi devo riaprire. Posso farne quello che... Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Sì, sì, abbiamo capito. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Oh, signore benedetto. Riesce a vederla? Tutta impaurita al buio. A maledire l'eroe che l'ha delusa. È diventata la tua debolezza. La tua ossessione. Trascinandoti sempre più nell'abisso. C'è modo di farla uccidere in questo preciso istante. Sarebbe crudele, sadico, brutale. Ma ho altri piani per voi due. Eh no, però da qua non posso passare così. Allora, calma. Duman Teina. Ovviamente di qua non passerò mai. Dio fa! Di sto passo Batman Arkham Knight lo finirò fra 20 anni più o meno, ragazzi. Perché se io passo da là non passo mai più. Ok, qua passo, però non passo lì. Se non passo lì... Oh, Dio santo. Allora, questo qua dovrei muoverlo in giù, ma non viene in giù. Va solo in giù. Diavolo faccio. Allora direi che di lì. Ma di qua non è assolutamente giusto, perché se io entro di lì poi non riesco a passare da qua. Riesco a passare da lì. Mamma mia, che ansia terribile.
forse fino qui ci... Ah, attenzione, attenzione, attenzione. Forse l'ho fatto anche abbastanza a caso. Speriamo. Allora, qua... No, Cristo. Ma Dio, fa... Non è possibile, non è possibile. Chissà che cosa. Ah, ma praticamente si possono attivare e disattivare. Ma Cristo, vabbè, però saperlo prima, Dio fa. Ma roba che ruba, anche non ha dei comandi semplicissimi. Semplicemente. Ok, ah, d'accordo. Beh, ragazzi, abbiate pazienza. Prima o poi riuscirò a farlo. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Sì, abbiamo capito, sì. Questo qua va disattivato. Questo qui lo possiamo... No. Così lo rispostiamo. Ok. Quindi qua direi che ci sia... Ah, là. Forse da qua adesso possiamo rompere. Devo stare alla larga dai contenitori. Ma basta, il gel del cazzo, dov'è? Prima di inclinare il dirigibile. Sì, sì. Ok. Qua dentro cosa diavolo c'è? È un altro... Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Allora, calma, con calma. Vabbè, non fa nulla. Ma c'è qualcosa che non va. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare. Basta, basta. Non mi ricordo i tasti. Tra l'altro, la missione principale è: rintraccia lo spaventapasti dirigibile della Stag Enterprise. Distruggi i mitragliatori sul secondo dirigibile. Ecco, forse questo potrebbe essere il. Perché che cosa ho? Allora, il gel lanciacavo. Batarang disturbatore. Proviamo. Non credo sia il disturbatore. Non posso ancora farlo. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Ok, credo che prima o poi ti tirerò il joypad contro la TV. Allora, bypass i sistemi di processo. Allora, calma. È questo qua, eh. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Basta, basta. Perché il gioco mi fa continuare ad andare di là. Però in teoria se noi abbiamo aperto qui, qui qualcosa deve fare. Perché diavolo non lo fa? Non fa nulla qui, boh. Non lo so, ragazzi. Proviamo a continuare a muoverci in là. Allora. Devo stare alla larga dai contenitori prima di... Prima di bestemmiare devo stare alla larga dai contenitori. Allora, calma. Inclinare il dirigibile. Allora, attiva, disattiva. Io... Esatto. Ok. Sono riuscito a passare. Vai, Dio fa. Fate fur, cretino. Allora, dovremmo esserci quasi, perché... Scusa, è rimasto questo qua. Devo stare alla larga dai contenitori prima di inclinare il dirigibile. Basta, prego, basta. Questa va attivata, è questa qua che va disattivata. Ok. Oh, dopo solo 6 ore siamo dall'altra parte, ragazzi.
Mario fa. Scusate ragazzi, sono stato bloccato così tanto tempo, ma. Basta. Cos'è questa password qua? Che cazzo è? Carboidrati sarà? Carboidrato, ok. Via fa. Bene ragazzi, ci abbiamo fatta, capito? Oh, siamo fuori dall'altra parte, forse, finalmente. Senti, a proposito di quel che è successo laggiù, non cercavo di uccidere te, ma solo la tua mente. Allora, amici come prima? Ma vaffanculo. Amici per la vita. Sì, coglioni di merda. È colpa di Crane e del suo miracoloso elisir libera Joker. Ok, passiamo di qua, ragazzi. Ah, roba che ruba. Non ci credo. Batman non è così stupido da tentare di salire quassù. Siamo in un dirigibile. Stare a bordo è già morto. Non datevi delle arie. Non siete nulla in confronto a lui. Usate bene quel drone. Dai, io fa. Vai. Ma vamo riammazzato. Ecco la console. Per poterla utilizzare devo prima ripulire la stanza. Che fior di affa. È andato di qua. Ah, tieni il pugno, io fa. Ma vaffanculo, Cristo. Madonna, ma come mai? È andato di qua! C'è sempre Albano. Dove va a stare? Fa death. Sono Batman io, Dio fa. Ehi, cosa ti è successo? Abbiamo perso, controlliamo i feriti. Vediamo se riusciamo ragazzi a farli fuori tutti. Ma che figlio di Dio. Ok. Grande. Eccomi qua, stronzo. Arrangulo. Ho eliminato. Ora posso usare quella console per neutralizzare le difese del dirigibile. E sarebbe anche quasi ora, caro Batman. Ragazzate, I comandi dell'armamento sono bloccati da un rilevatore impostato sulle impronte di Stag. Mi servono le impronte complete per entrare. Forse le telecamere di sicurezza possono aiutarmi. Le immagini potrebbero mostrare se le mani di Stag hanno toccato delle superfici durante il sequestro. Potrei ricostruire le sue impronte da quei punti. Allora, seleziona. Questi enigmi hanno rotto anche abbastanza il cazzo, Allora, andiamo avanti, vediamo.
Qui non c'è nulla. Devo trovare superfici che Steg ha toccato quando l'hanno rapito. Non è abbastanza. Devo trovare punti in cui Steg possa aver lasciato impronte digitali. Ma non va avanti l'immagine. Dio fa. Come va avanti? Steg non sta lasciando impronte in questo fotogramma. Ma non... Mi serve un'immagine di Steg che tocca la stanza. È difficile che Steg abbia lasciato impronte in quel momento. Scusate, ragazzi. Questo non serve. Devo vedere se Steg ha toccato qualcosa uscendo. Scommetto che Steg... Ma per... Ah, era... dovevo proprio ruotare. Scusate, ragazzi. L'ha buttato a terra. Steg, veramente proprio. Vediamo cosa fa Steg stupendamente sublime. Steg, cose su, cose su, cose su sesso. Diciamo che qua non fa nulla. Arriva il cavaliere di Arkham. Ah, ecco, forse lì. Steg avrà lasciato un'impronta là sul pavimento. Meglio controllare gli altri punti che ha toccato. Potrei ottenere una serie di impronte completa. Qui non c'è nulla che mi aiuti. Devo trovare un momento in cui Steg tocca una superficie della stanza con la mano. Qua è sempre la stessa. E mentre lo porta via, io non credo che... Cacca cade. Qua andiamo avanti fino alla fine, non credo che succeda più niente. Forse devo... Ah, devo cambiare la telecamera, ok. Ecco qua. Ha toccato quel parapetto quando si è rialzato. Dovrei cercare altre impronte. Andiamo avanti ancora il filmato. Adesso dove cazzo lo porta? Di qui. Direi qua. Non è un'impronta completa. Devo individuare quando Steg ha posato la mano su una superficie piana. Adesso? C'è un'impronta della mano di Steg all'uscita. Dovrei cercare altre impronte e ricostruire la serie. Ma basta. Alla fine dovrebbe portarlo in alto a destra, che non l'ha ancora. Ah no, finisce così. Questa è quella che ho già trovato. Ah, però ce n'è ancora una che non sono riuscito a vedere. Questa qua l'ho vista. Questa qua non avevo vista. Non avevo visto. Questa qua, ok. Che se non le fai tutte... Qui non va bene, Steg non tocca nulla in questo fotogramma. Ma sì che lo tocca, Dio fa, stai zitto, coglione. Mi serve un'immagine di Steg che tocca la stanza. Ma la tocca la stanza, Dio fa, lo tocca, no? Come tutti gli altri, fatte furbe, l'unico che non ho fatto. Ha toccato il suolo lì dopo essere caduto dalle scale. Batman, ma sei stronzo, so allora. So dove Steg ha lasciato le sue impronte, non devo fare altro che scansionarle. Uso il computer, ricostruisci, questo l'ho fatto. No. Scanner prove. Quindi non devo fare altro che scendere giù, credo. Sono degli scimpanzé qua. Non so perché, tra l'altro. Allora, no, scusate. Dio santo. Distruggi i mitragliatori sul secondo dirigibile. Ricostruisci le impronte digitali della mano a destra di Simon Steg per accedere al sistema di controllo del mitragliatore. Mo le mani dove cazzo sono? Saranno ancora più giù? Soprattutto è questa la stanza, perché mi sta venendo anche il dubbio di quello. Forse dall'alto le vedo.
Cos'è quella lì? Quelli sono quelli che sono morti. Duman Mateina qua la trovo. C'è qualcosa che non va. Perché una gamba ce l'ha qua e l'altra ce l'ha là? Allora, qual è l'idea qui? Cercare una corrispondenza rimettendo insieme tutti questi minuscoli pezzettini? Oh, già, a proposito di pezzettini, cosa credi che faranno a Barbara? L'accesso richiede le impronte digitali di Simon Stagg. Senza sono chiuso fuori. E fin qua l'abbiamo capito. Ma io devo... Scanner prove. Nessun oggetto rilevato. Porca troia però, Dio fa. Io sti problemi li ho avuti sempre in tutti i Batman, ragazzi. Ci metto delle ore a capire come cazzo fare a trovare. Tipo, cioè, siamo in quella, nella stanza giusta, no? Ma non... Un indicatore, qualcosa che ci faccia subito trovare le impronte, non c'è, Dio santo. Sono scemo io che non le trovo. Dio fa. Si può stare 3 ore, Cristo. È possibile. Ma che me sabbia per culo? A meno che non devo... Qua è da dove arrivavo? Sì, qua è da dove arrivavo. Simon Stagg. Io cogliere. A meno che non devo riscendere da qua, ma non ha senso. Ah, è da qua, Dio fa. Nessuna prova. Qua. Nessuna prova. Che poi è sempre vicino l'obiettivo, ma io non riesco mai, mi perdo nello scenario. Ciao, sono scenario, 42 anni, soffro d'amnesia. Scusa, se io sono qua. Che cazzo altro è? Non era sulle scale di qua che l'aveva portata quella cretino. Sto cazzo di Simon Stagg, Dio fa! Ma non è assolutamente di qua. Ora se io devo perdere tutto sto tempo. Ora se è mai possibile una roba del genere. Guarda, guarda cosa sta combinando. Ma siamo sicuri che non ci sono prove, no? Dio fa. Qui c'è l'impronta di un indice. Ancora 3 luoghi da scansionare. Sapevo io che dovevo guardare meglio, Cristo. Sono riuscito a ricostruire l'impronta del medio di Stagg. Ancora 2 scansioni. Ho completato la ricostruzione dell'impronta di Stagg. Resta un sito. Un sito forever. 75%, ne manca uno. Dove cazzo è l'ultimo adesso? Stagg, dove minchia ti avevano portato? Ti avevano fatto cadere dalla scala, mi pare. No? Dove diavolo sei, maledetto? Quello è quello che ho scansionato adesso. Ma questo è quello che ho scansionato adesso. Ne manca uno. Quello è quello che ho scansionato poco fa. Eccolo. L'ultimo. Oh, finalmente, ragazzi, ci siamo. Ho il set completo. Ora dovrai avere accesso al sistema informatico di Stagg. Che
sarebbe quasi ora. Così io userai una ricostruzione dell'impronta della mano di Stagg per accedere al computer? Oh, oh, geniale, Batman, davvero! Oh, trovato! Quando ci sei, entriamo nel suo profilo di dating online. Dei gadget assurdi. Ci siamo riusciti dopo 6 ore, ragazzi. Non posso neutralizzare a distanza i mitragliatori dell'altro dirigibile, ma posso controllare quelli su questo. Con nonchalance distrutti alla grande. Le armi sono sistemate, tocca allo spaventapasseri. Insegui lo spaventapasseri nel secondo dirigibile. Aggiungerei anche finalmente. Adesso io... Cosa stai combinando, maledetto Batman bastardo? Così. Allora, calma, con calma. Io posso riscendere di qui adesso e devo andare nell'altro dirigibile. Quindi da qui devo ancora salire esattamente o scendere? No, scendere. Posso passare anche di qui? Credo. Assolutamente no. Mi dà 150 metri. Sì, però, Cristo. Cioè, guarda, guarda. Guarda che roba. 170 metri, 150. Perché mi dà... Ah. Ok. 140 metri, niente. Devo ritornare indietro. Forse, non lo so. Non riesco a capire perché... Nuovo da qua, da 100 metri ancora più sotto. Proviamo a scendere ancora. Ma da qua non si può scendere ancora di più. Quindi dobbiamo ritornare su e quindi ritornare da dove eravamo arrivati. Credo. Che cazzo fai? Quella per eliminare i nemici, Dio santo. 200 metri, ok, di qua, 200 metri, 180 metri, ma tanto di qui non possiamo andare da nessuna parte più. Dio fa, esci da sta cosa, come faccio a uscire adesso? Oh, Dio santo! Mamma mia. Ma vaffanculo, vai, fa. Calma, calma, calma. Con calma si fa tutto. Ecco qui, ci siamo ragazzi. Aggiungerei anche finalmente. Perché mi continua a dare 100 metri però in questa direzione? È giusto di qua. Dio fa, scendi giù, maledetto. Ti sto odiando con... in una maniera che tu non puoi capire. Allora. Oh, era giusto di qua. A proposito dell'identità di quel cavaliere di Arkham. Cavaliere? Che hai scoperto? Nulla, sir. Nessuno degli ex detenuti di Arkham City è ancora dispersi. Corrisponde al profilo del cavaliere. Amplia la ricerca. Quando Joker ha preso Arkham, molti pazienti sono evasi. Cerca un giovane con esperienza militare. Sto scaricando i file ora. Bene. Ragazzi, io per non fare un gameplay infinito, proviamo ad arrivare allo spaventapasseri, poi chiudiamo questo gameplay. Sempre che riusciamo a ritornare indietro. Non funzionerà. I comandi di inclinazione sono scollegati. Altra password. Spero sia più facile. Lip. 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 Lipidi. Lipidi. Ma che parola è? Sarò ignorante, ragazzi. Vabbè, ragazzi, tralasciamo queste cose. Bene. Che diavolo che hai fatto? Ti ho aiutato. Che cacca cade? Chiunque ti tocchi adesso si becca 2000 volte. Le tute da battaglia dei miliziani emettono delle scariche elettriche temporanee. Non potrò anche stavolta finché non cessano. Finché non vater e finché non cessano. Ma vaffanculo. Batman! È Batman!
Fate fur, Dio fa, aiuto! Ah, va, morì ammazzato. Minchia. Fate fur, Dio fa. Dobbiamo fare un po' di casino. Ecco qua, bastardi. No, fate fur, Dio fa, aiuto, andare a Dio fa, arda che roba, e perdono. Guardate cosa sto facendo, non sto facendo niente, ma lo sto facendo molto bene, giusto? Prima mi mail, Dio mi messo i discepoli. Dio fa! Sapevo io che morivo, sapevo. Ah, ecco cosa si guadagna a puntare tutto sul nero. Sul nero. Tu non tocca capelli! Tu non tocca capelli! Io ti do bastone per selfie, basta che tu non tocchi capelli! Tu non tocca capelli! Daniele, smetti di fare l'imitazione di quelli di colore. Dai però, mamma mia. Niente da fare, ragazzi. Volevo fare ancora questa parte e poi chiudere il gameplay, ma mi hanno fatto fuori. Riproviamoci. Allora, io direi che... La connessione ai comandi di inclinazione è interrotta. Cosa posso usare? Di Gadget. Di Roberto Gadget. Assolutamente nulla. Il disturbatore non posso fare assolutamente niente, li devo solo menare. Attenzione! Oh! Oh, colpisci di bastardo! Con il cazzo fabri fibra cazzo. Grandissimo. E che ci siamo quasi. Ah, vaffanculo. Muori. Vaffanculo. Grande. Come adesso l'ho fatti fuori con questa facilità. Vabbè. Ho usato di più il... Scusi per l'interruzione, signor Wayne. L'artiglio. Ma potrei preparare un altro aggiornamento per l'auto se lo scegliesse. Fatto artiglio lì, il rampino. Seleziona upgrade. L'impulso EMP localizzato annienterà i veicoli vicini e i missili in arrivo. Ottima scelta, signore. Niente di meglio di un'esplosione EMP a corto raggio per ritagliarsi una pausa. E non tema, la Batmobile è immune. In un tema. Debile. Allora, ci abbiamo l'upgrade. Non so se ce ne fa fare un altro ancora. Questi qui sono quelli già presi. Aspettate, forse questo qui. Niente, beh, lasciamo stare, ragazzi. Allora, al momento, quindi, dove siamo arrivati? Stiamo per andare sul secondo dirigibile, ma...
devo mettere l'altro, il infiltratore remoto, che però non credo che faccia niente qua, però qua, sì, scusate. Ok, la password un po' più difficile, no, un po' più lunga. Cleici, Antonella Cleici, Daniele. Cleici è giusto. Però non riesco. Sarà Silvio? Silvio Cleici? Daniele. Ma acidi nucleici di affa, credo, non lo so, capisco più un cazzo. Cristo. Calcia finestra in planata. Vai! Fatti fur, Dio fa. Una luce strana, un bug pauroso. Fatti fur, Dio fa! Mori ammazzato, cretino! Ma vai andate la costa buffonata! Andate, mori ammazzati, bastardi merda! Fatti fur, Dio fa! Fatti fur, Dio fa! Tu non tocca capelli! Tu non tocca capelli! Bastone per selfie, basta che tu non tocca capelli! Super ninja? Qua tra l'altro non sono caduto di sotto. Cristo. Cristo forever. Ma io fa! Ah, bastardo ninja di merda! Fate fur, cavecchiera, io fa! Che diavolo sta succedendo? Ah, vaffanculo. No. Tu lo tocca capelli. Tu lo tocca capelli. Super pugnone in faccia. Hola. Quindi siamo nel secondo dirigibile, finalmente. Ma torna. Apri porta. Perché non me lo dà? Cosa sto combinando? Scusate ragazzi, c'è qualche problema. Protezione codificata con impronta vocale specifica. Ma impronta vocale come faccio? Apri porta. No, c'è scritto lì carretino. Quindi qua. Ah, devo forse usare il... Non riesco a capire. Ah, ok. Non lo vedevo. Beh, ovviamente devo usare il gel esplosivo. Dio fa. Che cazzo è? Oh Cristo. Eccolo qua. Batman! Non so, schiaccio, non va. Dio fa. Ok. Signori, un annuncio. Il nostro ex amico Mr. Stagg ha dimenticato di tenere il dispositivo nubifragio carico e pronto all'uso. Dovremmo occuparcene noi stessi. Servono uomini nel laboratorio per portare le celle energetiche con cui caricare il dispositivo e altri per difenderle. Non deludetemi. Ok. Dobbiamo riutilizzare il movimento del dirigibile. Per far distruggere la porta. Non riesco a capire. Non importa. Non succede nulla.
Scusate, ho avuto un invito qua sull'Xbox One, ma... Ok, ok. Quindi devo riuscire? Sono ritornato indietro, dove devo andare? Ah, ma devo tornare di nuovo? Rintraccia lo spaventapesti indivisibili. E quindi devo di nuovo tornare su? Ah, adesso che ho l'impronta posso tornare indietro, ok. Buonasera, è vero, non ci avevo pensato. Ha cambiato nome. Signor Steg, buonasera. Signor Steg, non sono più cavaliere, ma sono signor Steg. Mi chiamo Simon Steg, CEO della Steg Enterprises, e renderò il mondo un posto migliore. Ma sempre la voce di Joker, tra l'altro. Siamo all'avanguardia nella ricerca biomedica da ormai 20 anni. Siamo di agazzare, eh. Non dire cazzate. Se siete stati invitati in uno dei miei dirigibili a energia pulita, è perché siete ricercatori dotati che potrebbero trovare posto nella nostra organizzazione. E poi cosa succede? Cosa diavolo devo fare adesso? Quindi adesso devo rimuovere il... Devo rifare casino. Non ho capito. Qual è l'utilità? Cosa devo fare adesso? Ma Dio santo! Ah, devo tornare tutto indietro, quindi praticamente... Credo di qui. A questo punto non ne sono sicuro. Questo di nuovo per muoverlo, ma perché io devo tornare indietro, sì, 5 metri, giusto, ok. E quindi da qua adesso puoi darmi 5. Ma lo ridà qui. Scusa. Ma perché me lo ridà qua? In teoria dovrebbe essere lo spaventapasta di... Ah, ma allora forse. E ancora devo fare qualcosa dentro, allora ho sbagliato. E allora non so, forse dovrò fare qualcosa qui. Assolutamente no. Non riesco a capire, ragazzi. Non riesco proprio a capire. Perché in teoria da qua... Adesso io sono tornato indietro. Lui dovrebbe essere qua. Benvenuti. Mi chiamo Simon Steg, CEO della Steg Enterprises. E renderò il mondo un posto. Dove diavolo sei, maledetto? Qua è la porta da dove arrivo, giusto? Questa è la porta dalla quale... Dalla quale veramente proprio si esce. Questa è l'altra porta dalla quale si torna indietro. Di conseguenza, se io vado a tornare indietro di qua... A parte che qua... Ah, sì. Confermata. Buonasera, signor Steg. Mi fa tornare indietro di qua, però io non riesco a capire... È vero. Forse qua. Identificazione confermata. Buonasera, signor Steg. Buonasera, signor Steg. No, qua
questa è la stanza, l'altra, quella di prima, per cui non può essere qua. Ma dove cazzo è? Non ho capito, devo cercarlo, ma... Imposta indicatore, rilascia. E beh? Basta, ma non si capisce niente sto gioco. Cioè, non è che non si capisce niente, ci va una vita a trovare il modo per... diversi. Questo è un coso del, di Enigma, che se ci mettiamo ancora anche a perdere tempo là. Ragazzi, calcolate che io il gioco comunque lo faccio sempre senza la guida, quindi voglio dire, non è una roba semplice, eh. Non ho la benché minima idea, cioè vado così a naso nel gioco. Ma vuoi dirmi che era qua? Identificazione confermata. Buonasera, signor Sex. Forse ci siamo. Ma assolutamente no. Siamo di nuovo dove eravamo prima. Dio fa. Ma allora forse che non dovevo tornare di qua. Sarà fuori dall'altro dirigibile. Sì che so. Sali qua, va. Dio fa. Che poi io alla fine questa porta qua non l'ho aperta. Se io non ho aperto questa porta qui, non si prosegue. Credo. Udiufaus. Ma che cazzo me ne frega del trofeo dell'enigmista? Era di qua. Ora. È chiuso anche qua? Ma Cristo. Però sono dall'altra parte. E allora bisogna continuare di qua, a forza di cose. Lì c'è un coso da rompere, ma non lo rompo. Ok. Bene, ho perso altri 10 minuti inutili. 29 ottobre. La nuova formula è perfetta. Passa attraverso gli indumenti e viene assorbita dalla pelle e dagli occhi. Le maschere anticas sono inutili. Accesso a punti di ricerca. ID utente Steg. Simon. 20 settembre. Ti prego! Fallo smettere! L'uso su cavi umani non ha dato i risultati che speravo. Voglio tornare a casa! Il dispositivo nubifragio funziona perfettamente, anche se ho preferito non riferirlo a Crane. E qui? Perfezionare la sua formula. Niente, qua ci sono tre cose, proviamo accesso a accedere a questo. Accesso a punti di ricerca. ID utente Stag Simon, 3 settembre. Quando il dottor Crane è venuto da me, ho pensato avesse finalmente realizzato il valore della sua scienza. Invece no. È ancora tutto spaventapasseri. Inventa una formula che può curare la depressione, che ha rivolto un esercito contro se stesso e la usa per spaventare la gente. Bene, dottor Crane. Continuerò a lavorare al nubifragio. Ma continuerò a lavorare anche alla tossina. Mostrerò quali profitti è possibile fare qui, in un modo o nell'altro. Te la faccio incarognita, Batman. Accesso a punti di ricerca. Che basta, Dio fa. Simon, 29 ottobre. La nuova formula è perfetta. Questo è quello che avevamo sentito. Passa attraverso gli indumenti e viene assorbita dalla pelle e dagli occhi. Le maschere anticas sono inutili. Bella roba. Orribile. Con il dispositivo nubifragio ha un potenziale rivoluzionario e lucrativo. Eppure al dottor Crane non interessa l'aspetto economico. Vuole sprecare il nostro lavoro, il mio lavoro, per una vendetta. È ora di sciogliere l'accordo. Devo lasciare Gotham prima del suo ritorno. Beh, ragazzi, andiamo ancora avanti. Fino alla fine di questi cazzo di dirigibili che hanno rotto i coglioni. Forse la parte più rompicazzo del gioco. Allora, andiamo di qua.
Lì ce n'erano altri, ma non stiamo a sentirli tutti, se no Duman Mateina suma ancora sì. Alfred, Stagg e Crane collaboravano a un progetto con nome in codice Nubifragio. Ma quindi, sir, perché lo spaventapasseri sta attaccando Stagg? Stagg avrà fatto il doppio gioco. Vuole il dispositivo. E io che cazzo ne so? Ti sto dando l'accesso remoto alla rete informatica di Stagg. Cerca ogni informazione relativa al nubifragio. Devo sapere che cos'è. Come desidera. Bene, continuiamo ancora di qua, ragazzi. Identificazione confermata. Buonasera, signor Stagg. Buonasera. Ti prego, lasciami andare. Ho molti soldi, tanti che nemmeno Batman saprà fermarci. Oh! Come non hai saputo fermarti tu prima di tradire Crane? Mi dispiace davvero. No, non ti dispiace ancora. Ma quando la tossina dello spaventapasseri inizierà a inondare la cella, allora... Oddio, no. Ho visto cosa fa quella roba. Qualcuno mi aiuti, vi prego! Neutralizzando il mitragliatore attirerò inevitabilmente l'attenzione. Devo lasciarlo. L'ha detto come Aldo Serena? Neutralizzando. Okay, gente, ragazzi. Il dispositivo nubifragio e impedire a Batman di raggiungere il capo. Se mancate uno di questi obiettivi, vi assicurerò personalmente che succhiate tossina insieme a Stagg, capito? Ma va, devi al culo. Ragazzi, con Batman che caga qua, ci fermiamo un attimo. Bene, schiacciamo un attimo start, cioè pausa. Bene, ci fermiamo qui. Questo era l'ennesimo gameplay di Batman Arkham Knight. Continuiamo nel prossimo, quindi rimanete sintonizzati sul canale d'Animaggio. I gameplay arriveranno, cerchiamo di portare a termine sto cazzo di gioco. Dio fa, da una vita, Dio fa, è uscito a giugno, siamo a settembre, ancora non l'ho finito, porca puttana. Un'ora di gameplay, abbiamo dilungato qua, ci siamo dilungati troppo, ragazzi, anche perché... non riuscivo a capire, rigiocando il titolo dopo tempo e cercando di portarlo a termine, non riuscivo a capire determinate cose del gioco, non riuscivo, come avete potuto vedere chi ha seguito il gameplay fino alla fine, non sono riuscito a fare quello che avrei voluto, cioè in maniera, diciamo, veloce. Quindi mi fermo qua, questo era l'ennesimo gameplay di Batman Arkham Knight, rimanete sintonizzati sul canale d'Animaggio e al prossimo video. Dio fa!